Noi fratelli non ci rendiamo conto, ma quando facciamo un peccato cosiddetto grave, noi ricadiamo sotto il giudizio di Dio e noi siamo morti interiormente. La nostra vita di comunione con Dio è spezzata da un peccato grave. E quando ci andiamo a confessare, che cosa avviene? Avviene che il sangue di Gesù Cristo ci lava da quel peccato, ci fa passare dalla morte alla vita, già fin da adesso, dalla morte alla vita. E quando allora ci confessiamo e stiamo meglio e ci sentiamo più leggeri, non è un effetto psicologico, ma è la grazia di Dio che passa per Gesù Cristo e che ci fa passare dalla morte alla vita. Vivere i sacramenti della fede significa poi passare anche alle opere della fede, significa vivere di conseguenza. E in questo senso la parola di Dio ci insegna questo. Dice l'Evangelista Giovanni: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Detto in un altro modo, significa che se non amiamo i fratelli, noi passiamo dalla vita alla morte. Gesù ci ha lasciato solo questo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E allora tutte le volte che noi rifiutiamo il perdono, tutte le volte che noi non accogliamo i fratelli, tutte le volte che noi chiudiamo la porta al prossimo, noi passiamo dalla vita alla morte. Noi ci poniamo già in un giudizio che sarà un giudizio di condanna. Ma non perché Dio vuole condannarci, è perché noi saremo giudicati in base alle nostre opere, in base a quello che facciamo, e quindi davanti a Dio noi ci porteremo il bene e il male e saranno messi sul piatto della bilancia, e Dio lì sarà misericordioso e giusto in base a quello che noi avremo fatto. Quindi cerchiamo di approfittare ora, in questo tempo in cui ci è dato, di fare il bene, in cui ci è dato di operare secondo il Vangelo, affinché poi Dio ci potrà dire: venite benedetti dal Padre mio, prendete in eredità il regno preparato per voi. Quindi approfittiamo adesso di questo comandamento dell'amore. Quando durante la messa, e concludo, noi diciamo, dopo il grande mistero della fede, che è quello della consacrazione del corpo e sangue del Signore, noi diciamo: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. E anche nel credo diciamo: aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Che questa attesa, che questo aspettare sia pieno di buoni frutti, di amore fraterno, per stare bene già fin da qua e poi avere il premio di là. Chi non ama, ci dice la parola di Dio, rimane nella morte. Chi fa il bene sta bene, perché la coscienza gli testimonia che sta bene e che fa il bene. E chi sta male, sta male. E allora capite bene che l'inferno e il paradiso cominciano da qui. Chi è lontano da Dio e chi odia il suo fratello è già interiormente all'inferno. Non deve aspettare la risurrezione. Viviamo già in uno stato in cui non c'è pace, in cui non c'è Dio. E l'inferno è questo, è lontananza da Dio. Chi ama il suo fratello, chi accoglie Dio, il Dio di Gesù Cristo nella sua vita, può già sperimentare una porzione di paradiso, può già sentirsi nella pace di Dio. E allora non aspettiamo solo la fine per vedere che cosa accadrà, cerchiamo di vivere fin da adesso come figli di Dio e figli della risurrezione. Sia lodato Gesù Cristo.